La grande notte di Alberto Razzetti, come l'hai vissuta? Adesso a mente fredda, ancora un po' calda, però diciamo a mente fredda, che effetto fa? È stata una grande serata e sono veramente contento. E sì, sono entrambe le gare veramente contento, in particolare ovviamente di lui Delfino. Essere campione del mondo è una grande emozione, è un po' un sogno che si realizza, quindi direi che non potrei essere più contento di così oggi. Si può dire che è nato qui un grande campione, una stella che si illumina, anche se già avevi fatto dei grandi risultati? Non so, speriamo, io voglio che questo sia comunque non un punto di arrivo, ma una tappa del mio percorso e da qui ripartire, cercare di andare ancora più forte e che mi dia nuovi stimoli per fare sempre meglio, quindi cercherò di migliorare ancora. Senti, parli molto forte, vai molto veloce e la velocità fa ricordare un po' Valentino Rossi, che è il tuo mito. Ecco, i motori sono stati, avresti fatto il pilota anziché il nuotatore? Sì, sarebbe stato comunque una cosa che mi sarebbe piaciuta sicuramente, quindi sì, mi piace tanto i motorsport, quindi li seguo sempre. Sì, piace, la velocità mi piace, direi, dai. E qui una settimana fa c'è stato Hamilton contro Verstappen, tu per chi ti favi? Io per Verstappen. Però tipo per la Ferrari in realtà, però nel duello tra i due preferivo lui, perché secondo me ha meritato di più durante l'anno la vittoria. Un segreto su di te, soprattutto fuori dall'acqua, come si carica, come si prepara psicologicamente anche a questi appuntamenti? Non saprei dire di preciso, insomma, cerco sempre di rimanere più tranquillo possibile prima della gara, di pensarci quando sto per fare la gara, di non essere troppo ansioso, perché poi un po' va bene, un po' aiuta, però troppo poi rischi di compromettere la gara anche se sei in forma, quindi non saprei dire un segreto in particolare. Cioè, non c'è due senza tre, dopo due medaglie, un oro, un bronzo, mancano i quattro misti? Vediamo, io ci proverò, darò il massimo, e il campo partenti sicuramente non è dei più facili, però anche oggi era così e io darò il 100%, poi quello che succederà si vedrà.